Bentrovati, eccoci, l'informazione di Telebrea sul canale 110. Abbiamo parlando di Covid, abbiamo delle notizie abbastanza buone da questo punto di vista, che fra un po' sentirete l'intervista con il dottor Aliquò dell'ASP 7 di Ragusa, parliamo di numeri, eccetera, eccetera. Ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi il programma Report, che devo dire è un programma fatto benissimo, eccellente, soprattutto con le inchieste e si scoprono delle cose eccezionali che magari noi non ci saremmo mai aspettati, perché questo io lo considero un giornalismo di altissimo livello, al contrario di quelli che inseguono la persona col microfono per farsi dire io credo molto all'inchiesta fatta con i dati, con i numeri, con le date e fare vedere i documenti. Questo è giornalismo ad altissimo livello. Cosa ha detto Sigfrido Ranucci per quanto riguarda la terza dose? Ha detto mettetela come volete, però è un grandissimo business per le case farmaceutiche e su questo non c'è dubbio. Questo ha scatenato una serie di polemiche. Prima di tutto il mondo della sanità, che ha accusato Ranucci di fare terrorismo. Al contrario, perché se non avessimo fatto tanto terrorismo all'inizio, quando c'era stato qualcuno che ha, purtroppo ci sono state delle persone che hanno subito dei traumi gravissimi fino alla morte dopo il vaccino, forse oggi non saremmo con questi problemi dei Novax e compagnia bella, sarebbe stato tutta un'altra cosa. Quindi quando si dicono certe cose bisogna capire da un pulpito del genere, quando si parla dei canali nazionali, che risultati si possono avere. Quindi c'è stata un'alzata di scudi contro Ranucci, che si è permesso di far pensare che si fa la terza dose perché interessa alle multinazionali. Ora, non c'è dubbio che quando si vaccinano 2,5 miliardi di persone, un guadagno ci deve essere. Qualcuno, e chiaramente le avranno guadagnati tantissimi soldi, ma se vi fate il conto di quanto abbiamo in qualche modo risparmiato in termini di vite umane, di costo di ospedale, considerate che un ricovero in ospedale, soprattutto in una terapia intensiva, costa migliaia di euro al giorno, quindi eliminare questo alla fine si bilancia con il costo dei vaccini. Però è anche vero naturalmente che c'è il business, ma a noi serve vivere sicuri, tornare a vivere come abbiamo fatto prima del Covid e rilanciare anche l'economia. Io faccio i complimenti a Sigfrido Ranucci, al collega, è collega, poi lui deve decidere se sono collega io, perché lo è un pochino più importante, però ecco, quando si dicono queste cose bisogna stare molto attenti a quello che succede poi nella opinione pubblica. Però noi, per avere idea di che cosa come sta andando la campagna vaccinale, di com'è la situazione in provincia di Ragusa, ora che vediamo i numeri giù diventare sempre più bassi, abbiamo, e non lo facciamo da tempo, contattato il direttore dell'ASP, il dottor Angelo Aliquò. Vediamo. Radio Italia, solo musica italiana. Fuori la primavera, a casa pioveva l'amore, e tu che te ne stavi zitta per ore ed ore. Il tempo che passa, fermo sopra ad un balcone, e io ci penso ancora, rido, ride, ride il cuore. Respiro lento di una strada a doppio senso, le cose che ho da dire non ne hanno neanche mezzo. L'aria che ora tira porta via prima l'estate, prima di tornare al mondo, prima di tornare al mare. Ora di canto il mare, ma che bella canzone d'amore, senti
Allora, con noi c'è il dottor Alicuo, il direttore dell'ASP, è da tanto che non ci vediamo, direttore, quindi è il caso di fare un po' il punto della situazione. Dunque, diciamo da più di un mese, che situazione c'è? Che cosa ci dice sul Covid in provincia di Ragusa? Bene, allora intanto grazie per questo invito. Se non ci vediamo da un mese è perché voi non mi avete chiamato, io rispondo No, sempre. vabbè. Non è colpa di nessuno, niente. È giusto informare che per fortuna da una decina di giorni non abbiamo ricoverati in terapia intensiva. Oggi purtroppo c'è stato un decesso, ma abbiamo ancora 3 ricoverati in malattie infettive. Sono persone, 2 persone non sono vaccinate. Un altro sì, ma con altre patologie, come sappiamo, sono persone vaccinate di una certa età, e comunque speriamo di svuotarle con la loro guarigione questo reparto e rimetterci al lavoro, nonostante assistiamo in questo momento attorno a noi, per fortuna non in questa provincia, ad un aumento dei contagi. Noi siamo rimasti stabili negli ultimi giorni, con pochi casi giornalieri, come ho detto in altre occasioni, viene comunicato ogni sera a noi dalle diverse strategie quanti sono i positivi riscontrati con i tamponi molecolari, e in questi giorni sono stati un massimo di 7, 6, 3, 2, anche uno, non abbiamo... anche uno, diciamo. No, purtroppo uno no, uno è stato quello al tampone rapido, ma c'è stato anche uno zero ai tamponi rapidi, però purtroppo ai tamponi molecolari ci sono al di sotto mi pare del 2, ora non ricordo bene, insomma, comunque io vorrei vedere presto uno zero e che questo zero poi continui, anche se sappiamo che può esserci un'ondata dovuta soprattutto al fatto che ci sono ancora persone non vaccinate. Questa provincia si è comportata bene, in particolare in alcune città dove ha raggiunto livelli molto alti, ma ancora ci sono persone che non intendono vaccinarsi, mentre ci sono invece persone che già stanno usufruendo della terza dose, in particolare le persone più fragili e i sanitari. I sanitari proprio oggi sono andato in ospedale al Giovanni Paolo, e c'erano diversi sanitari che stavano facendo la terza dose insieme a persone fragili che erano state chiamate, c'era una bella fila di persone che stavano facendo la terza dose, ma già in tanti l'hanno fatta. Quindi Ragusa ha risposto alla vaccinazione, cosa che invece per esempio a Catania no, ed ecco che là si vedono numeri molto più alti di quelli che grazie a Dio vediamo noi. Di tutti quelli che sono... diciamo presi dal Covid non sono vaccinati o c'è una piccolissima percentuale? No, una persona che è vaccinata, poi ci sono tra i ricoverati, tra le persone che non sono più ormai tante, ci sono quelli anche vaccinati ma non sono praticamente mai sintomatici. Infatti sono, quindi loro. La vaccinazione è l'unica cosa che ci aiuta. Ormai lo sappiamo. Lo sappiamo, però l'altro giorno, caro direttore, io ho fatto un discorso del genere e qualcuno mi ha scritto sul Facebook, naturalmente, mi ha detto un mucchio di male parole perché ero comprato dalle multinazionali, insomma ti rendi conto, no? E a questo proposito però abbiamo una questione da vedere, questo fatto dei tamponi. No? Perché per esempio per i giovanissimi, tra l'altro, perché ora nelle scuole appena c'è uno che per 2 o 3 giorni non va a scuola gli dicono di fare il tampone, ma l'ASP ha un posto dove questi tamponi sono gratuiti, perché per una spesa che o no, o uno deve andare autonomamente in farmacia? Domanda. No, noi facciamo i tamponi, voi potete tranquillamente vedere anche nel sito dell'ASP dove noi facciamo i tamponi, dove facciamo, appunto, sono annunciati nel sito dell'ASP comune per comune. Ovviamente noi i tamponi li facciamo a chi
e la legge ci consente di farli in modo gratuito, oppure li facciamo anche a pagamento nei confronti di quelli che se lo vogliono fare a pagamento perché magari hanno scelto di non vaccinarsi e hanno l'obbligo, per esempio, per andare al lavoro di fare il tampone ogni 48 ore. Nel sito dell'ASP trovate tutti i luoghi, indicati tutti i luoghi dove ci si può fare il tampone gratuitamente. Ad esempio, persone che hanno diritto a fare il tampone gratuitamente, quelli che rispondono ai criteri che la normativa dice. Per esempio, i ragazzi che magari devono fare un controllo per la scuola. E poi, se Ecco, invece la scelta un è di non ragazzo, fare, se la facciamo questo scelta è di non esempio. fare il vaccino, poi si deve fare fuori il tampone. Se io sono in età da vaccino e ho scelto di non farmi il vaccino, il tampone lo pago. Se invece sono in età da vaccino, ho fatto il vaccino e devo fare un tampone perché magari sono stato male, lì è diverso. Giusto, la domanda è questa: se io vado a scuola, c'ho 10-12 anni, per 3-4 giorni non vado a scuola, il medico del bambino, dice per rientrare deve farsi un tampone. Va in farmacia e costa da 15 a 20 euro. No, Cioè, qui costa 15 euro, non può costare 20 euro perché il tampone è stabilito per norma quanto perfetto, debba 15 costare. euro. E 15 euro. quindi si paga e basta, naturalmente, Se no? lo fai in farmacia lo fai a pagamento, le farmacie lo registrano. Se invece hai diritto al tampone gratuito e vieni in un sito dell'ASP dove si fanno i tamponi gratuiti, ovviamente lo fai gratuitamente. E noi, è ovvio che se tu lo vuoi fare subito, immediatamente, e non c'è un posto dell'ASP dove si fa immediatamente, te lo vai Deve andare a in fare. farmacia. Se invece hai la possibilità di aspettare l'indomani, piuttosto che andare nel posto dove lo fanno, che magari non è nella tua città, lo fai gratuitamente. Quindi diciamo anche questo che il prezzo è 15 euro. Se si va in qualche È posto stabilito da un dove chiedono decreto. di più, uno gli deve dire il prezzo è 15 euro. Va Io bene, posso allora. andare perché il prezzo è quello stabilito con decreto. Benissimo, direttore, c'è da fare un appello. Non siamo tranquilli, naturalmente. Dobbiamo continuare con le mascherine. Qual è il Dobbiamo stare. protocollo? Allora, sicuramente usare le mascherine e mantenere il distanziamento ove possibile. Poi è chiaro che non siamo nelle stesse condizioni di qualche mese fa, fortunatamente. E quindi per il Covid faccio questo appello ancora una volta, quello di avere, diciamo, accortezza, Attenzione. evitiamo nei posti affollati. Ormai è vero, quando si va nelle palestre, quando si fa fare sport, non possiamo, se no cessiamo di vivere, se stiamo sempre in quelle condizioni in cui eravamo qualche mese fa. Dobbiamo però fare cautela. Poi, ovviamente, se siamo vaccinati, il rischio di contagiarsi c'è, ma il rischio di ammalarsi è sicuramente inferiore. Però, se mi permette, adesso che il Covid, non voglio cantare vittoria troppo presto, ma un appello lo faccio Facciamo, facciamolo. in un altro senso, perché ne abbiamo fatti tanti per il Covid e la gente ormai credo che sappia, si è informata abbastanza bene su quello che deve fare. Adesso abbiamo anche altre sfide, adesso abbiamo il vaccino antinfluenzale, adesso abbiamo la ripresa dello screening che deve funzionare, lo screening contro il tumore che deve funzionare e dobbiamo pensare che abbiamo tre malattie che possiamo diciamo, affrontare. Con lo screening, che sono il tumore del collo dell'utero, il tumore al Colon. seno e il tumore al colon. Quindi, soprattutto chi ha una certa età deve fare gli esami, deve fare lo screening che viene fatto gratuitamente dall'ASP e da tutte le ASP della Sicilia e ovviamente anche da noi. Basta prenotarsi, basta guardare nel sito dell'ASP oppure informarsi con il proprio medico E di poi famiglia quello perché. non è neanche invasivo, no? È una cosa, quella del colon, e non è neanche invasivo, giusto? Quello del colon non è assolutamente invasivo perché è l'esame Delle del feci, quindi. quale presenza di sangue nelle feci. Ovviamente, Se poi se risultasse positivo, si deve fare la coloscopia. un'endoscopia che non è minimamente dolorosa, anzi, si fa in sedazione, quindi non te ne accorgi. Va bene. Però è importante perché, come ho avuto modo una volta di dire nel 2013 nella vostra TV, con un effetto straordinario, perché molte persone si vennero a fare
lo screening Lo screening. dell'esame. In tutti e tre gli esami, ricordiamoci che con lo screening si evita la malattia perché si previene. Quando ci sono, faccio l'esempio del tumore del collo dell'utero, quando ci sono queste cose, le donne non devono sopportare degli interventi chirurgici importanti, ma possono cavarsela con banali interventi. Facendo l'esempio del tumore del seno, prima si trova più facile eliminare, magari non si Certo, deve se è neanche piccolissimo non si fa niente. arrivare a fare chimioterapia. E pensate quante persone hanno evitato non solo di affrontare una malattia più grave, ma hanno evitato di fare chemioterapia, hanno Certo. evitato di affrontare interventi chirurgici, hanno affrontato la vita con più serenità perché hanno scoperto prima e quindi si sono salvate la vita e ci sono costate anche molto meno. Lo ribadiamo, faremo anche noi questa campagna. Allora, le ultime due cose, per quanto riguarda la terza dose, il vaccino c'è, quindi chi vuole viene e si presenta, non ci Siamo sono fatti problemi. il bagno con il vaccino. Ne abbiamo quante ne vuole. E per quello anti-influenzale, anche lì, abbondiamo. Ci sono i vaccini antinfluenzali. Mi auguro che magari ci fosse un problema di Tanta dire che la gente. gente lo sta Conviene farlo però a questo punto, facendo. no? Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente sì. Grazie Grazie. direttore Aliquo, alla prossima Grazie. e speriamo di Buona serata. parlare di zero, zero. Sì, Grazie. speriamo davvero. Grazie. Arrivederci, arrivederci. Questa è Teleiblea. Questa è la bella notizia, il numero naturalmente di contagiati che diminuisce sempre, ma anche il fatto che ci possiamo fare i bagni nel vaccino. Ricordate all'inizio cos'era successo? Ricordate che c'era, si faceva il mercato nero, per avere i vaccini, no? Oggi, grazie a Dio, ne abbiamo a iosa e ci possiamo fare il bagno. Sulla terza dose, naturalmente, io credo che a questo punto sia conveniente, per essere più sicuri per affrontare poi il 2022 meglio. Chiudiamo questo argomento. E apriamo un'ampia pagina che riguarda la regione, ma anche la politica. Prima di tutto diciamo quelle che sono le news. Dopo il maltempo, e il presidente della regione è andato in giro a controllare, a vedere che cosa è accaduto in certe zone, come per esempio Catania, Siracusa, come per esempio Scordia ed altri posti dove ci sono state delle vittime. La Regione ha stanziato una bella sommetta, 16 milioni di euro, per interventi nelle nove province affinché si possa intervenire sugli argini, sul fatto che tutti questi sbocchi a mare, che poi sono torrenti, che poi sono anche fiumi. Ora, il Simeto, no, è diventato a un certo punto ha allagato tutta la piana. Non è la prima volta che succede. Però cosa si poteva fare prima per poter impedire che con forti piogge il fiume straripi? Come si arriva, per esempio, a mare? Si deve fare qualche opera? Ecco, queste cose sono state pensate e quindi c'è questo stanziamento di 16 milioni. La notizia importante è che pensate 2 milioni su questi 16 milioni sono andati alla provincia di Ragusa che aveva, se non sbaglio, presentato circa una decina di richieste per interventi in tutta l'area, in tutta la provincia e quindi i comuni e compagnia bella potranno avere questi fondi, sono un paio di centinaia di migliaia di euro ciascuno per interventi di controllo sul territorio dal punto di vista idrico, no? E quindi per quanto riguarda appunto i fiumi, i laghi, anche i laghetti vengono finanziati e i laghi servono contro la siccità. E questa è una notizia. L'altra notizia invece arriva per quanto riguarda la norma per contrastare il bullismo e il ciberbullismo, cyberbullismo, è scritto ciberbullismo, ci piace questa cosa.
Che cosa è? Ecco, noi abbiamo visto che nel mondo di internet, allora, internet è una finestra sul mondo e tutti ormai lo sanno usare, basta che hanno un computer, però il guaio di internet è che è un immenso, immenso contenitore dove però non ci sono filtri, cioè basta che uno sa scrivere www, qualunque cosa esce fuori lo può scrivere. E ci sono cose incredibili, da i ragazzi che si suicidano, dalle guerre, dagli Squid Game, a cose pazzesche, ma anche tantissime cose importanti e interessanti. È anche vero che la comunicazione fra ragazzi è diventata troppo veloce, troppo semplice, tra l'altro è anche spesso esagerata. I nostri ragazzi stanno 24 ore, 18 ore al giorno sul telefonino, mangiano col telefonino, si scrivono, si parlano, e capita che ci sono i prepotenti che fanno quello che vedete voi, praticamente sei stupido, sei grasso, sei e tutto questo è il bullismo che una volta si concretizzava. Ricordate chi è stato all'università, chi è stato al liceo classico, era, si facevano queste cose, eravamo bulli, vabbè, era, le matricole venivano sempre un po' tartassate, e ora c'è una legge, una norma che diventa appunto una legge per dare indicazioni a famiglie, scuola, istituzioni per controbattere, per contrastare questo fenomeno, che è gravissimo perché addirittura non solo crea delle immense difficoltà psicologiche, ma addirittura è arrivato anche a creare dei suicidi, morti, quindi una cosa seria. Anzi, primo firmatario di questa norma è l'onorevole Di Pasquale, che abbiamo raggiunto solo per telefono perché stava viaggiando con la macchina e quindi non siamo riusciti a fare la video intervista. Allora chiediamo a Nero Di Pasquale che cosa è questa legge, come è venuta fuori. Passata questa norma che mancava in Sicilia, noi siamo una delle poche regioni che non abbiamo una norma per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, cioè un fenomeno molto grave, sempre purtroppo in crescita, e la Sicilia non aveva una norma per contrastare questi fenomeni. Quindi noi nel 2018, esattamente nell'aprile del 2018, il gruppo del Partito Democratico ha presentato il primo disegno di legge su questa norma, poi su questa vicenda, poi dopodiché ne sono stati presentati anche altri nell'ottobre del 2018, a seguire fino al 2020, tutti in commissione quinta, io faccio parte della quinta commissione. Allora abbiamo iniziato, io ho chiesto al Presidente della Commissione di mettere in discussione il disegno di legge, e è stato scelto il disegno di legge pilota, che era il 239, che era proprio quello che avevamo presentato noi come Partito Democratico. Abbiamo iniziato con le audizioni, abbiamo ascoltato le organizzazioni, abbiamo ascoltato le associazioni che si occupano del contrasto a questo fenomeno, e dopodiché la Commissione ha individuato il sottoscritto, quindi ha individuato me come relatore, quindi io sono stato il relatore in aula della norma, e quindi oggi l'ha approvata. La norma mette in condizione di creare un sistema fatto da regione, enti locali, scuole, famiglie, per contrastare appunto il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Quindi ora più presto verrà pubblicata, poi la illustreremo, la faremo conoscere e poi inizieremo a farla applicare. Chiaro, tutto il percorso che dovrà fare una norma. Scuole ed enti locali e comune svolgono un ruolo principale. È chiaro che è una norma sperimentale, partirà, vedremo se ci sono delle carenze, così la potremo anche migliorare, aperta, ma intanto c'è una norma, c'è una legge che prima in Sicilia mancava, che era quella appunto del contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Sono contento perché è una norma che ci lavoravo da un po' di tempo, devo dire anche altri hanno dato il loro contributo, ma il mio non è stato secondo a nessuno, lo posso dire. Non per presunzione, ma perché è vero. Questa è Teleiblea.
Notte Bianca della Politica, seconda edizione, 19, 20, 21 novembre, Auditorium della Camera di Commercio Ragusa. Autori e libri per capire e cambiare la politica. La Notte Bianca della Politica è uno strumento per aiutare le comunità a moltiplicare l'intelligenza della democrazia e coltivare in tempi così difficili l'umanità dell'uomo. Appuntamento al 19, 20 e 21 novembre all'Auditorium della Camera di Commercio di Ragusa. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Ci sono tante cose da fare in questo settore. Molto da fare tocca alle famiglie, ai genitori, che non devono demandare tutto al computer e al telefonino, perché io lo capisco, i ragazzi sul computer e col telefonino stanno tranquilli, una volta magari ci lasciavano a guardare i cartoni animati, ma i cartoni animati erano quelli che erano, ora qualcuno critica Heidi o Remy perché erano tristi, ma almeno erano ben diversi da oggi, con molto meno violenza. Oggi la violenza invece fa parte della vita dei più piccoli, che pensano che si tratti di una cosa normale ammazzare una persona, sparargli, tagliargli la testa, perché lo vede fare ogni giorno in televisione, e poi magari quello poi rinasce e allora queste cose bisogna fare in modo che i ragazzi le capiscano bene. Cioè, ma ormai sono tutti bravi, sì, insomma, però l'esagerazione è sempre una cosa gravissima, come è anche una esagerazione, questo lo sto dicendo e non voglio entrare, per esempio questo discorso dei tatuaggi. I tatuaggi, quando sono esagerati, dice, ma a te che cavolo ti interessa, direte a me, però secondo me vedere la faccia, poi nella vita non si sa mai. Non si sa mai quello che può accadere, se ti servirà non avere un tatuaggio in faccia, o se con il tatuaggio sei facilmente riconoscibile da chi ti vuole male. Queste cose nella vita non si sa mai. Quindi anche lì, vuoi fare un tatuaggio, fatelo piccolo, che non sia tanto visibile, per esempio. E però, come avete sentito, anche questa storia dei soldi per i fiumi, i soldi per recuperare qualche sito archeologico, insomma, fanno tutti parte di una specie di, come si dice, campagna elettorale che, come è prassi e come è sempre stato nel passato, l'anno prima delle elezioni i soldi si cercano di distribuire in modo da poter dare, insomma, capite, no? Serve in qualche modo. Allora, ritorna con noi Peppe Lizio con la sua rubrica, e oggi la dedica proprio a questa situazione politica regionale e locale. Vediamo, sostiene Peppe Lizio. Nasce un dia, quando vento mania, io sono un cari spettatori, ben ritrovati. Parte questa sera la terza stagione di Sostiene Peppe Lizio. Come ogni mercoledì sera, analizzeremo temi di carattere nazionale, regionale e locale,
e quindi guarderemo a tutte le problematiche che via via in questi mesi si svilupperanno. Per una scelta editoriale quest'anno saremo molto più attenti comunque ai temi locali, soprattutto quelli che stanno per, in un certo qual senso, toccando molto i cittadini ragusani, quale la crisi idrica, i rifiuti, il piano strade e alcune altre tematiche che via via attenzioneremo, anche perché ormai siamo alle soglie di quello che sono dei blocchi di partenza per le elezioni. E avremo tutta una serie di passaggi elettorali, l'abbiamo finite quelle di ottobre, sia quelle a livello nazionale che regionale. Per esempio il 25 ottobre abbiamo avuto l'elezione del sindaco di Vittoria, Aiello, e quindi ora tutte le forze politiche sono ai blocchi di partenza per una tornata di elezioni che è molto importante. Partiremo a brevissimo, a febbraio, con le elezioni del capo dello Stato, e qui però ne parleremo un po' più avanti, quando un po' lo scenario sarà più chiaro. Bisognerà vedere se appunto il presidente Mattarella, convinto di andarsene, però perché già sta cercando casa a Roma, resterà, oppure quello che si vocifera essere il grande candidato che potrebbe piacere un po' a tutti, il premier Draghi, lo sostituirà, ma lo vedremo un po' più avanti. L'altra grande tornata elettorale che ci aspetta è perché tra un anno praticamente si vota per le regionali, e qui la situazione è ancora un po' più complessa, perché abbiamo in campo il presidente Musumeci, che ha dichiarato di essere candidato, però lui sta cercando di stringere accordi con Fratelli d'Italia per avere un sostegno a questa candidatura. La Lega nel centrodestra ha già anticipato che forse un candidato ce l'hanno, che è il loro segretario regionale, che è il nostro conterraneo Minardo. E appunto poi c'è la grande incognita, che è quella di Forza Italia. Gianfranco Micci, che in questi giorni è molto attivo, ha stretto questo patto con Italia Viva, dove appunto stanno creando il gruppo, anzi lo hanno già creato il gruppo all'Ars insieme, i due partiti, e sicuramente appunto presenteranno un candidato unitario nelle prossime elezioni anche comunali di Palermo, che sono ancora prima, e lì vogliono appunto portare come candidato l'attuale assessore La Galla. E quindi il centrodestra è un po' appunto attraversato da tutte queste tematiche, e bisognerà capire anche che cosa accade in quel variegato mondo dei centristi, che presenta per esempio anche l'incognita di Totò Cuffaro con la sua Democrazia Cristiana, Nuova Democrazia Cristiana, che ha avuto dei risultati elettorali in questa tornata amministrativa interessanti. È un po' naufragato il vecchio cosiddetto patto dei paccheri, che vedeva varie formazioni politiche messe insieme, e quindi però ecco, è indiscutibile che l'area di centro troverà sicuramente un modo per accomunarsi, e quindi anche cercare di dare un segnale importante sotto un profilo politico, e sotto un profilo anche di contenuti e di voti elettorali, perché quell'area poi alla fine ha un suo peso elettorale non indifferente, ed è indiscutibile che l'accoppiamento tra Italia Viva e Forza Italia è sicuramente un punto di riferimento. E quindi il quadro poi delle elezioni regionali possibili si sviluppa anche con il centrosinistra, e qui abbiamo letto di questo incontro che è avvenuto tra il segretario Letta e l'ex premier Conte a pranzo, dove hanno un attimo analizzato quelli che sono stati i risultati elettorali a livello nazionale, e però si sono ritrovati su un punto dicendo che
il candidato dell'accordo possibile tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle deve essere frutto di un comune sentire, di un comune lavorio, quindi una candidatura che nasce in comune. È ovvio che qui questo sarà molto interessante capire chi, perché quel vecchio progetto, che forse era un po' quello di candidare l'ex ministro Provenzano, potrebbe anche trovare altri sbocchi. Ma questo appunto sono tutti elementi che sono in essere, sono in divenire, ma che quello che è accaduto a livello nazionale, cioè di non arrivare con candidatura all'ultimo momento, sarà da esempio, da prendere esempio, e quindi le forze politiche, secondo me, già tra dicembre e il prossimo gennaio avranno le idee più chiare, e quindi avremo il campo dei possibili candidati alla presidenza della regione in maniera un po' più chiara. Altra tematica è poi quella a livello locale. Anche qui siamo per certi versi ai blocchi di partenza di questa lunga gara, che non è una gara dei 100 metri come quella vittoriosa alle Olimpiadi, ma è una gara un po' più di fondo, dove abbiamo il sindaco Cassì, che ha intenzione ormai chiara e dichiarata di ricandidarsi per una prossima elezione, e quindi un doppio mandato. La parte politica del sindaco è ormai chiara, è di svincolarsi dai partiti, ha rotto nei mesi scorsi l'alleanza politica che era quella con Fratelli d'Italia, anche se l'assessore, che era stato espressione di Fratelli d'Italia, non si è dimesso, ma si è aggregata alla giunta come indipendente, non ha più un riferimento politico, e il suo modo di portare avanti questa possibile ricandidatura è quindi un modo civico, con delle forze civiche, e qui ha già aperto alcune interlocuzioni, lo sappiamo benissimo, con Massari, Ragusa prossima, e vedremo se qualche altra formazione si aggregherà a questo progetto. Anche Massari appunto si è messo in ascolto delle varie sensibilità politiche presenti in città, con alcuni altri movimenti civici, con le associazioni, perché anche lui ha fatto un documento in cui ha detto che bisogna mettersi a lavorare per un progetto che appunto riguardi la città, e quindi sappiamo benissimo che Massari in un modo o nell'altro ha intenzione di essere al centro di un progetto che dovremo vedere come si sviluppa. Anche qui a livello locale avremo poi possibilità di un accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che è un accordo che le male lingue, non io, ma le guarderei bene, dicono essere già tracciato questo accordo tra l'onorevole Di Pasquale e Tringali del Movimento 5 Stelle, che ricorderete tutti arrivò al ballottaggio la scorsa volta con il sindaco Cassì. D'altronde questo è un qualcosa di storico, loro hanno un comune sentire per un'antica provenienza politica ben precisa che li accomuna, e non è un mistero che nel corso del ballottaggio della scorsa volta l'onorevole Di Pasquale ha appoggiato Tringali. Ma questo accordo Tringali Di Pasquale è un po' osteggiato dall'onorevole Campo, che recentemente, dopo le elezioni comunali di Vittoria, ha fatto un post in cui dice: sì, dobbiamo lavorare per un campo che sia largo, eccetera, però non vede di buon occhio questo possibile accordo Tringali Di Pasquale. Quindi a sinistra queste sono un po', centrosinistra, queste sono un po' le tematiche che si vanno sviluppando.
il centrodestra è sicuramente la Lega, come è successo a Vittoria, si presenterà nelle elezioni comunali prossime, lo farà anche Fratelli d'Italia. Bisogna capire se riusciranno a esprimere un candidato a sindaco queste due forze, insieme a quello che bisogna capire ancora rimane di Forza Italia in città. E stanno cercando, si era fatto qualche nome, quello di Giovanni Occhipinti, ma ancora siamo lì a capire. Ma il vero elemento nuovo nel panorama politico locale è stata quella notizia che è arrivata dall'assessore Barone, quando appunto ha dichiarato di voler creare questo patto per Ragusa. Che cos'è Patto per Ragusa? A sentire l'assessore Barone è un contenitore che è volto a elaborare idee, a elaborare progetti, dove dentro vi saranno varie sensibilità, molti professionisti che si stanno avvicinando, che non vogliono fare politica, ma vogliono dare un contributo per la città. Se poi questo Patto per Ragusa si trasformerà in lista civica, lo vedremo. Al momento l'assessore Barone ha dichiarato, fino a stamattina che l'ho incontrato, che lui è all'interno della giunta Cassì, vuole sostenere il sindaco per questo periodo di legislatura rimanente. Beh, però poi che cosa accadrà alla fine lo vedremo solo guardando quello che saranno gli sviluppi futuri. Come vedete c'è molta carne al fuoco e staremo con le antenne ben aperte e quindi a raccogliere varie notizie per poi elaborarle e farne appunto un elemento di attenzione e di riflessione da dedicare a voi, cari telespettatori. Alla prossima puntata. Questa è Teleiblea. Non hai dimenticato quella volta in cui l'hai stretta a te così forte da farla stare meglio. Quella volta in cui ti sei fermato ad ascoltare col cuore un amico che aveva solo bisogno di essere capito. Quella volta in cui hai detto vai, insegui i tuoi sogni, io sarò qui ad aspettarti. Non hai dimenticato il sorriso di tuo figlio quando torni a casa stanco ma felice di far tutto questo per lui. Il tempo trascorso a prenderti cura di chi non può fare a meno di te. Quella volta in cui hai messo a rischio te stesso per il bene comune. Donare significa amare, e l'amore è la cosa più bella che tu possa dare. Dona, non lo dimenticherai. Anche oggi si è fatto art. Caffettino? Il buongiorno da art si beve dal mattino. Assaggia. Pancetta? Che pancetta? Con Ard non sbagli mai ricetta. 110, 255, 1000. Fa jogging. Che jogging? Io faccio shopping. Da Ard fare shopping conviene. 2002, 2006, 144.170. Signora, quello è mio. Ard è dove ti senti a casa. Bene, grazie a Peppe Lizio che torna anche quest'anno a parlare su argomenti che sono locali, ma non mancherà anche di toccare argomenti a livello nazionale, come ha fatto anche nel passato, toccando temi per esempio tipo come si fanno certe elezioni e cose del genere. E un altro tassello di questo nostro telegiornale, che come voi vedete non è un telegiornale che si affida ai comunicati stampa, noi non leggiamo niente. Questo crediamo che sia un merito e troviamo anche degli argomenti particolari e interessanti. Allora, da qui spostiamoci un attimo sulla politica assolutamente locale, perché a Vittoria per esempio Ciccio Aiello sta lavorando moltissimo per cercare di incontrare tutte le forze politiche per capire quale deve essere il progetto. Sappiamo anche che nei prossimi giorni si insedierà
il Consiglio Comunale, a Caltagirone l'hanno fatto oggi, chiaramente a Vittoria ci vorrà ancora qualche giorno, e cercheremo di seguire anche l'attività del Consiglio Comunale di Vittoria, perché è possibile che ci siano delle cose particolarmente interessanti. Domani è il 4 di novembre. Una volta il 4 di novembre era una giornata di festa. Era una giornata di festa perché ricordava la, io dico, l'unica vittoria del nostro paese, insomma è un po' riduttivo, ma se andiamo a fare bene i conti, è così, l'unica vittoria in una guerra del nostro paese, se togliamo le guerre di indipendenza, cose del genere, perché segna la vittoria contro l'Austria, Ungheria e contro comunque la Germania della prima guerra mondiale, che si concluse proprio il 4 novembre del 1918. Sono passati quindi 103 anni e però negli ultimi tempi questa data del 4 novembre ha cambiato, nel tempo è stata cambiata come significato ed è diventata praticamente una data che riguarda l'unità d'Italia, nella quale poi si ricordano i caduti in guerra. Domani ricorre la festa dell'unità nazionale e delle forze armate, quindi si mette da parte il concetto della vittoria, una volta era l'anniversario della vittoria. Per l'occasione la prefettura ha predisposto il programma della celebrazione, che avrà inizio alle ore 10 in piazza San Giovanni. Poi ci si sposterà, perché conclusa la solita cerimonia che si fa in piazza San Giovanni davanti al monumento dei caduti, alle 11.30 intorno, in piazza del Popolo, presso la stele recentemente restaurata dalla missione comunale, verranno commemorati i caduti con il monumento che è stato adesso dedicato. Praticamente quel sotto la torre di Piazza Libertà, lì è stato recentemente restaurato, è un piccolo altare che ricorda questo momento dei caduti, che poi incredibilmente anche Ragusa diede tantissimi figli alla patria e i nomi sono scritti nel monumento ai caduti. Perché allora ne pigliarono tutte le parti le persone per andare a combattere, e pensate, i nostri che andavano a combattere sul Piave o in montagna con tutte le difficoltà. Bene, ora io vi lascio con la pagina di cronaca e poi ci sarà anche un servizio dedicato al City. A proposito di City, e qui voglio aprire una parentesi per quanto riguarda l'economia del nostro paese, vabbè, il City lo vedrete. Ieri abbiamo avuto l'intervista con l'assessore Licitra. Allora, c'è una situazione in questa città che noi dobbiamo cercare di comprendere. Probabilmente arriveranno dei fondi che sono fondi importanti, sono circa una decina di milioni di euro, che dovrebbero essere assegnati a questa città per il famoso patto per Ragusa, ma non è quello di Ciccio Barone, eh? Sono quei patti che sono stati inventati tempo addietro, in cui le forze politiche, economiche, sociali si mettono insieme per stabilire progetti a cui bisogna dare seguito. Ricordo che il patto territoriale di Ragusa degli anni 2000, quando c'era Giovanni Mauro, allora era 50 milioni di euro, 100 miliardi di lire per Ragusa, e diede vita a tutta una serie di iniziative che poi hanno continuato, sono andate avanti e si sono diventate anche aziende importanti. Oggi siamo di fronte a un dilemma, ed è un dilemma che dobbiamo affrontare. Dobbiamo insistere nelle infrastrutture, e quindi ce la caviamo con un paio di infrastrutture che poi bisogna vedere se ci servono. Non mi venite a parlare ancora di metropolitana, perché non ne posso più
di spendere 20, 30, 40, 50 milioni di euro per fare una cavolata, scusate, che a noi non servirà assolutamente e butteremo questi soldi, oppure conviene dare una mano come fu fatta allora alle aziende, perché questa è la cosa più importante. Le aziende aiutate, quanto lavoro possono far, possono generare. Di questo parleremo nei prossimi giorni, certamente. Sentiamo ora Stefano con la cronaca e anche la questione che riguarda il City. Apriamo la pagina della cronaca di questa sera con una notizia che ci giunge da Pozzallo, dove un uomo ha rischiato di naufragare mentre praticava kitesurf. L'uomo era uscito in perfette condizioni meteorologiche per praticare l'attività sportiva in questione, quando però appunto l'improvviso cambio delle condizioni meteo l'ho lasciato senza il vento necessario per gonfiare la vela, lasciandolo, vedete dall'immagine, in balia delle onde. Non vedendolo tornare, il compagno che era uscito insieme a lui per praticare kitesurf ha immediatamente lanciato l'allarme, contattando la Guardia Costiera di Pozzallo, e dopo, pensate, 5 intense ore di ricerca, l'uomo è stato rintracciato e recuperato. L'uomo era rimasto in queste 5 ore, pensate, in mare, aggrappato al proprio kitesurf, tanto quando è stato rintracciato e recuperato è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari del 118 in evidente stato di ipotermia. Adesso la notizia di un incidente stradale che si è consumato nella serata di ieri a Vittoria, in via Magenta, angolo via Roma. Si è trattato di uno scontro tra un'auto, una Fiat Punto e uno scooter, ad avere la peggio il 19enne alla guida dello scooter ferito è trasportato in gravi condizioni al Guzzardi di Vittoria. Fortunatamente non è in pericolo di vita, per lui una prognosi di 40 giorni. Lievemente ferito, in condizioni decisamente meno preoccupanti, il 18enne alla guida dell'automobile. Sul posto anche agenti della Polizia Stradale per ricostruire l'accaduto e per i rilievi del caso. Stiamo sempre a Vittoria, dove l'ennesimo furto si è consumato, questa volta ai danni di una pizzeria in via Cacciatori delle Alpi. Nella serata di lunedì, intorno a mezzanotte, nel malvivente, come vedete dall'immagine, è stato ripreso dai filmati di videosorveglianza, dalle videocamere di videosorveglianza, e dopo aver scassinato la vetrina dell'esercizio ha portato via il registratore di cassa. Per la propria emergenza, quindi, relativamente ai furti a Vittoria. E a questo proposito, nei prossimi giorni è atteso un importante incontro tra il neo sindaco Francesco Aiello e il prefetto per discutere di questa emergenza. Adesso i numeri del Covid: sono 4 nuovi casi registrati in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore, 103 positivi complessivi, 111 nella giornata di ieri, per cui un lieve calo annunciato già negli scorsi giorni dai numeri decisamente meno preoccupanti dei tempi peggiori, da cui siamo reduci. Lo ha specificato anche oggi nel corso dell'intervista, avete sentito, il direttore generale dell'ASP Angelo Aliqua, che ha fatto presente quanto la situazione sia sicuramente da monitorare, ma in netto miglioramento. Netto miglioramento anche il dato relativo ai ricoverati: sono 5 tutti nel reparto di malattie infettive del Giovanni Paolo II di Ragusa. Purtroppo si registra però un decesso nelle ultime 24 ore in provincia. Si tratta di un uomo di Comiso di 84 anni, non vaccinato. Il comune di Ragusa risulta essere il comune della provincia con il maggior numero di positivi, conta infatti 35 soggetti in isolamento domiciliare, segue Vittoria con 18. Il dato confortante arriva dai comuni Covid free privi di contagi, oltre a Monterosso e a Scicli si aggiunge anche il comune di Acate. Chiudiamo adesso con la conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di oggi in comune a Ragusa, conferenza stampa nel corso della quale si è parlato della nuova assegnazione del City, affidato in accomodato, con l'obiettivo di far rivivere un immobile di proprietà comunale, sito in pieno centro storico a Ragusa, nel cuore pulsante della città, un luogo estremamente suggestivo. Sicuramente, insomma, l'obiettivo sarà, oltre a quello di far sorgere un ristorante, anche un caffè letterario, ma anche di destinare
uno spazio ad attività culturali. A questo proposito, ai nostri microfoni, al termine della conferenza, è intervenuto il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha fatto il punto della situazione. Vi lascio con il servizio, a seguito le notizie nazionali. Sindaco Peppe Cassì, oggi in comune si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale si è parlato della nuova assegnazione del City. Ecco, in cosa consisterà il progetto, un posto che è rimasto da sempre nel cuore dei ragusani, sebbene da diversi anni sia ormai in balia del degrado, quindi che cosa in questo senso hanno da aspettarsi i ragusani? Sì, diciamo che il City è un luogo che tutti conosciamo a Ragusa, che però ha vissuto un momento di degrado, di forte degrado, ovviamente non per responsabilità di chi se ne è occupato, ma perché è un'attività, diciamo, votata a uno stile di vita sano, che è quella portata avanti dall'associazione Amuni, meritevole sicuramente, però è un'attività limitata nel tempo e nelle giornate. Invece quello che abbiamo pensato di fare, di pubblicare un avviso per chiedere manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad avviare in questa struttura delle attività che possono rimanere comunque aperte durante tutta la giornata, tutti i giorni della settimana, tutti i giorni dell'anno. Quindi attività di ristorazione, di somministrazione, di bar, attività culturali, messa a disposizione appunto degli spazi, dei grandi spazi che ci sono per organizzazione di eventi, spettacoli e quant'altro. Naturalmente allora, abbiamo scelto una formula diversa rispetto al passato, cioè la formula del comodato. Noi sappiamo che in tante città, in tanti borghi, in tante anche città turistiche, si è fatta una scelta molto precisa, cioè quella di mettere a disposizione di privati strutture pubbliche, addirittura in alcuni casi cedendole a titolo definitivo a cifre simboliche. Sappiamo che in alcuni comuni si è scelto di dare a un euro addirittura degli immobili. Questo per far sì che nascesse l'interesse di privati, appunto, di investire in queste zone e in qualche modo contribuire a riqualificarle. Quello che noi abbiamo fatto con il sito è di dare incomodato gratuito il sito, appunto il luogo. Chi ha vinto l'appalto, la gara, perché l'appalto è una gara, dovrà prendersi cura di tutto lo spazio circostante, quindi anche del verde, e dovrà tenere aperta, ecco, la struttura con attività ricreative e di somministrazione che, come dicevo prima, non hanno orari di chiusura, comunque prevede l'apertura durante tutto l'anno, durante tutti i giorni, e inoltre prevede anche degli investimenti, cioè le persone che si sono aggiudicati la gara faranno gli investimenti economici importanti. Tutto questo garantirà, a nostro parere, un interesse di questi soggetti. Tra l'altro si tratta di ragazzi molto giovani, questo ci fa molto piacere, quindi ragazzi che hanno deciso di investire in se stessi, nelle loro esperienze, nei loro talenti e professionalità, e quindi consentirà di recuperare queste aree, questi spazi, renderli vivibili durante tutto il giorno e in questo modo contribuire a riqualificarli. Ecco, lei ha parlato di giovani, giovani che ci hanno creduto, hanno preso a cuore il progetto e stanno investendo in questo percorso. Si tratta oltretutto di un progetto all'insegna dell'ecologico, per cui questi due fattori, giovani ed eco, possono fare la differenza, possono essere decisivi in questa direzione. Sì, non c'è dubbio, ha pesato anche nella scelta, perché non erano gli unici candidati, ha pesato anche nella scelta. Hanno pesato questi fattori che elencavi, quindi sono giovani, sono disposti a investire, hanno presentato progetti ecosostenibili, quindi si punta anche sull'impatto ambientale che la loro attività potrà avere in quel luogo e anche nelle aree circostanti. Ricordiamo che siamo a ridosso della Vallata Santo Domenico, che è oggetto di altri lavori, altri interventi da parte dell'amministrazione. Insomma, l'obiettivo è quello che di rendere facilmente fruibili dei luoghi che per troppo tempo sono stati lontani da una pubblica fruizione. Renderli fruibili significa in qualche modo valorizzarli, perché non c'è valorizzazione, non c'è tutela e conservazione di un luogo senza fruizione. Questo è un principio a cui ci dobbiamo abituare. Non dobbiamo pensare che basta una manutenzione saltuaria per preservare i luoghi. Per preservare veramente dei luoghi bisogna far sì che questi luoghi siano vissuti, che molta gente abbia un motivo per andare a stare lì per un po' di tempo. Questo è l'obiettivo che stiamo perseguendo. Adotteremo questa stessa misura anche per altri siti, per altri immobili di proprietà comunale.
l'operazione di recupero di siti storici, di luoghi importanti della nostra tradizione, della nostra storia, in tutto il territorio di Ragusa, in particolare nella zona del centro storico, prosegue con il siti. Dopo la riapertura dell'ex tribunale, dell'ex facoltà di giurisprudenza, abbiamo iniziato i lavori al Teatro della Concordia, a brevissimo inizieremo i lavori dell'ex biblioteca di via Matteotti, abbiamo recuperato le latomie di Cava Gonfalone, abbiamo recuperato già alcuni sentieri delle